molto maschile, quella del patrigno e poi quella di Lorenzo nei suoi confronti, nei confronti delle sue vittime. Però poi verso la fine ho iniziato a realizzare che questo era anche il modo in cui venivano presentati dei personaggi maschili orrendamente negativi, cioè nel tuo libro gli uomini non ci fanno una bella figura, e volevo un attimo sapere da te questo rapporto che c'è proprio tra mondo maschile e mondo femminile, che comunque ha nella figura della psicologa una figura positiva, anche se poi la madre di Lorenzo non è certo un'immagine positiva. E quindi mi interessava capire proprio gli sforzi fatti sia per entrare nella testa della cattiva del nuovo, ma anche se poi noi maschi, noi mondo maschile, diamo questa visione così negativa di noi e a 360 gradi naturalmente. No, assolutamente, io non ci avevo pensato, e non la metterei sul piano maschile e femminile, perché non hai citato ad esempio l'ispettore Basilica. L'ispettore Basilica, che è quello che alla fine risolve poi tutto, l'indagine viene messa in secondo piano perché non mi interessava. Quindi l'indagine si sa attraverso alcuni brani di giornale, saranno 4-5 in tutto il libro, però è un uomo integerno, tutto in un pezzo. No, assolutamente, come hai detto tu, ci sono anche personaggi femminili negativi, c'è la mamma di Lorenzo che proprio è una madre di negativo, lei rappresenta l'assenza, e lei non fa niente di male in fondo, però non c'è, quindi cosa c'è? Qual è il peggior peccato per una mamma? Poi anche la dottoressa Raspien, che ho citato, non è che sia stata proprio così brava, perché lei rappresenta una professione, quindi logicamente si deve comportare in un certo modo. C'è la dottoressa Goriello che rappresenta un altro medico ed è una donna. No, quello no, non c'è una critica assolutamente. Lo stesso Lorenzo, ti dirò che io sono stata un po' affascinata da Lorenzo, vabbè, rappresenta il male, va bene, però non lo vedo così negativo, se sorvoliamo sulla sua politica. No, che però dipende appunto da questa infanzia tremenda, cioè... Il fatto che le scene sono molto violente, hai ragione. Hai ragione, anche per una donna così lì, scusatemi, io mi dovevo liberare delle cose che avevo letto.